Comincia ufficialmente oggi il percorso, il cammino del Sporting Club Pallacanestro Bitonto nel campionato di promozione regionale Girone A. Abbiamo il presidente Giuseppe Granieri che ci illustra un po' quello che sarà il cammino della squadra quest'anno. Un cammino che comunque mi sa che è già pieno di ostacoli, ma la mentalità giusta c'è. Buongiorno a tutti prima di tutto. La mentalità è quella di sempre, quella di 44 anni fa, quindi grande voglia di iniziare, di giocare, di stare sul campo, con tutte le difficoltà che quest'anno ci stanno perseguitando, però ce la faremo, è dura ma ce la faremo. Quest'anno abbiamo deciso di portare con noi gente d'esperienza. Non perché si voglia vincere un campionato, ma per trasmettere ai nostri ragazzi la mentalità. Una mentalità vincente che serve non solo sul campo, ma soprattutto nella vita. Credo che questo sia l'obiettivo principale che da sempre lo Sporting Club vuol raggiungere e cercherà in tutti i modi di portare a casa come risultato e vittoria non solo del campionato ma della vita di tutti i nostri atleti. Diciamo che lo Sporting Club Bitonto, a parte la prima squadra che gioca, ma ha tante situazioni correlate intorno. Sì. Parliamo di progetto Baschini, il minis basket, insomma, ci sono tante cose interessanti e importanti, insomma, che sono state sviluppate quest'anno. Certamente, abbiamo da sempre il discorso del settore giovanile a cui ci teniamo tanto, mini basket e settore giovanile, su cui lo Sporting Club investe nella ricerca di istruttori qualificati che possano trasmettere i fondamentali dell'attività cestistica e non solo. Ritorna il discorso di prima della crescita dei ragazzi, questo è. Quindi quest'anno abbiamo e stiamo spingendo anche con il discorso del Baskin, che altri anni, cioè da qualche anno a questa parte ci stiamo avvicinando con la collaborazione ad altre associazioni e quest'anno abbiamo portato in casa Sporting Club il Baskin, quindi da quest'anno si sentirà parlare a Bitonto anche di Baskin, cercando di far integrare nel miglior modo possibile sia ragazzi che hanno handicap, ma come dire, nulla che non possa essere superato, mettendoli insieme ai normodotati. Quindi ci dà la forza di vedere tutti quanti in campo ridere e giocare, questo è lo spirito e speriamo di poterlo trasmettere nel miglior modo possibile.